con il quale vorrei farmi dopo un bel selfie da postare su Facebook per portare tutta questa gente a vedere dei film in 35 mm in una sala come questa che era destinata a un'altra cosa e che invece è stata salvata, e io trovo che sia fantastico. Sono molto felice di questo. Abbiamo paura che arrivi qualcuno, un'entità, a prendercela, ammazzarla, farci fuori. E le storie
1943 e tra l'altro si intitola La Diagnos, poi è stato ripreso per il teatro, infatti Richard Lott ha scritto prima la serie che poi questo episodio teatrale intitolato Voices, che è stato rappresentato negli Stati Uniti, e poi infine è stato Kevin Bacon la decisione di girare il film. Tra l'altro nel 1973 quando ci fu un altro grande film di fantasmi, che anche questo base letterarie, perché è stato ispirato da una storia di Daphne du Maurier, che invece Nicolas Roeg, che gira a Venezia, dice per lo suo shopping, quindi in quell'anno sono queste due cose molto interessanti. Che l'altra sera abbiamo regalato al nostro fantastico pubblico che è e io non c'ero, l'ho detto su Facebook che sono scherzato, perché non sono se era lo rifacciamo, perché la rifacciamo è presente. Beh, allora a questo punto io direi ringraziamo Cristiana Astori che ha fatto questa straordinaria. Troppo difficile? No, fa